Ciao, benvenuto, benvenuta stamattina, 7:15 come sempre. Due suggerimenti da subito: metti il telefonino in orizzontale e poi metti un like, un mi piace, magari condividi. Oggi parliamo di un argomento davvero interessante perché si parla di disponibilità energetica nell'attività fisica. Intanto, perché parliamo di questo argomento? Perché è un argomento assolutamente straordinario e partiamo da una ricerca scientifica che è proprio questa Energy Availability in Athletes, pubblicata da Journal of Sports Science. E quindi comunque una review di riferimento, vi consiglio di dare un'occhiata. Allora, cosa succede? Che molte volte, non sbagliando, ma magari in buona fede, si pensa al fatto che noi assumiamo una certa quantità di cibo e poi facciamo un'attività. E quindi questo più questo meno questo, fa una certa cifra. Non è esattamente così. Guardiamo questa slide che ci fa capire bene che la disponibilità energetica dell'atleta è composta da tante cose. Intanto dobbiamo considerare qual è il nostro metabolismo basale, perché indipendentemente dal fatto che noi facciamo atletica, bodybuilding o quello che è il nostro sport, noi ogni giorno consumiamo una certa quantità di energia, perché ovviamente i nostri organi, pensarci far vivi, ovviamente per essere vivi, consumano, così come tutte le nostre cellule consumano. Benissimo, questa è una quota, quindi è un'energia che viene presa e che non si può utilizzare in altro. E quindi bisogna accantonarla, toglierla. Poi abbiamo una disponibilità che ovviamente è legata all'apporto meno l'esercizio fisico. E l'esercizio fisico, come vedete da questa slide, è questa piccola fetta di colore rosso. L'esercizio fisico, però, sempre da questa review, è una cosa che non è uguale sempre. Ovvero io posso fare un certo tipo di attività e quel tipo di esercizio che faccio, come dire, si deve conteggiare nel costo energetico della giornata, nel dispendio calorico della giornata, nel TDEE, se lo vogliamo chiamare, ma queste sono tutte cose che, come avete visto, fanno parte del corso Sport Nutrition, abbastanza complicata all'area. L'importante è capire che una cosa è il metabolismo basale, difficilmente si può cambiare, a meno che non aumentiamo fortemente la massa magra, quindi la parte muscolare, e poi c'è la parte dell'esercizio fisico. Questa ugualmente non si sposta nel metabolismo basale. Poi abbiamo visto una piccola altra fetta, che è questa fetta gialla di questa torta ipotetica, e questa è legata proprio alla termogenesi. Quindi io posso mangiare una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte durante il giorno. Se riduco i pasti, non riduco il metabolismo, riduco ovviamente il totale di tutto quello che io spenderò durante il giorno. Sono due cose ben diverse. Dopodiché, gli atleti hanno delle necessità assolutamente straordinarie, perché ovviamente in questa quota rossa che abbiamo visto c'è una grande differenza, perché un atleta che fa sport di endurance o sport di potenza e forza all'interno di quella fetta deve assumere determinati macronutrienti, non tutto è uguale, perché io in teoria potrei avere sempre 2500 kcal, ma in pratica una cosa si li mangio con la Nutella, una cosa che li mangio con la pasta, una cosa che li mangio in un altro modo. Quindi chiaramente su questo aspetto è straordinariamente importante quanto tu puoi fare per migliorare le prestazioni. Già da tantissimi anni c'è questa relazione molto specifica, e anche qui in questa review è stato ben trattato quanto il programma della nutrizione deve essere abbinato al programma dell'allenamento. Devono andare insieme se si vogliono ottenere risultati, altrimenti probabilmente la nutrizione fa un allenamento da una parte e l'allenamento ordinario va da tutt'altra parte. Risultati, ahimè, niente per nessuno. Grazie, ci sentiamo domani mattina alle 7:15 in diretta. Ti chiedo di coinvolgere anche i tuoi amici, magari condividendo questo video oppure invitandoli alla mia pagina qui su Facebook o qui su YouTube. Grazie, a domani. Ciao.